Ci viene spesso detto che per costruire massa muscolare dobbiamo eat big to get big, ovvero dobbiamo mangiare tanto per diventare più grossi. Ma è davvero così? Ho recentemente postato il mio video sulla mia esperienza con la Body Recomp, o ricomposizione corporea, in cui ho mostrato evidenza e ho discusso come fosse possibile costruire massa muscolare anche senza un surplus calorico. Come mi aspettavo, è stato ricevuto in gran parte molto bene, ma ci sono stati anche dei commenti di alcune persone che si sono ferventemente opposte a quello che spiegavo nel video. Ho deciso quindi che volevo fare questo video una volta per tutte per risolvere la discussione o come minimo sfogliare insieme la ricerca scientifica e provare a trovare un consenso generale per chi, come me, preferisce affidarsi agli studi scientifici che escono dall'università rispetto al per sentito dire. In questo video andremo a vedere se abbiamo veramente bisogno di un enorme surplus calorico per costruire massa muscolare e esamineremo alcune considerazioni, i pro e i contro, dei diversi approcci al nostro importo energetico alimentare e vedremo se mangiare di più è sempre meglio per la costruzione di massa muscolare. Per farlo andremo a vedere 5 cose: la teoria della crescita muscolare, il deficit calorico, o cosiddetto periodo di definizione, il mantenimento calorico, anche detto main gaining o ricomposizione, il leggero surplus o lean bulk e il surplus esagerato o il dirty bulk. Se rimani fino alla fine, probabilmente ne capirai più del 90% delle persone che vanno in palestra. Quindi ti spingo a farlo e se ti è utile questo video, ti chiedo anche di lasciarci un like e di lasciare un commento per l'algoritmo che mi aiuti molto a far arrivare questo video davanti a più persone proprio come te. Metto ora in sovraimpressione il mio allenamento dell'altro giorno e iniziamo subito. La teoria della crescita muscolare, o più specificamente, cosa ci serve per costruire nuovo tessuto muscolare? Di base, il nostro corpo ha bisogno di qualche elemento per costruire tessuto muscolare, un po' come ad esempio per costruire una casa abbiamo bisogno di mattoncini. Ma di cos'è che ha bisogno il nostro corpo esattamente? E quali sono questi mattoncini? Nel 1982, Hainsfield e colleghi hanno studiato nel dettaglio il tessuto muscolare nel corpo umano e hanno scoperto la seguente composizione del muscolo. Gran parte del muscolo è composto da semplice acqua, o H2O, che è la porzione bianca della colonna della massa magra totale. Poi, gran parte di ciò che resta sono proteine di diversi tipi, tra cui collagene e non collagene. Un'altra parte è il nostro DNA o RNA, che hanno bisogno di nitrogeno e fosfati, che però possono derivare comunque dalle proteine che ingeriamo con la nostra dieta. Per ultimo, una minima parte del muscolo è composto di glicogeno e trigliceridi, la forma di carboidrati e di grassi rispettivamente che il nostro corpo immagazzina e che possiamo in altre parole chiamare energia, dato che entrambi il glucosio ed il grasso sono nutrienti non essenziali che, oltre a poterli prendere dalla nostra dieta, possono anche essere creati direttamente dal nostro corpo. Di base quindi, se il muscolo è composto da questi elementi, per costruire il nuovo tessuto muscolare abbiamo bisogno di 3 cose: proteine, acqua ed energia. Questi sono i 3 elementi necessari per la sintesi proteica e per creare il nuovo tessuto muscolare. Per le proteine nessun problema, poiché sappiamo che allenandoci dobbiamo avere un apporto proteico più elevato della media e sappiamo che sia in definizione che in mantenimento che in massa il nostro apporto proteico, se è maggiore al 1,6 grammi per chilo corporeo, sarà probabilmente sufficiente. Per l'acqua, anche qui fortunatamente è una bevanda priva di calorie e che possiamo berne quanta ne vogliamo. Per ultimo serve energia, ed è qui che nasce il malinteso più grande. Se serve energia per costruire massa muscolare, allora per forza di cose deve esserci un surplus calorico, giusto? In realtà no, non è giusto. Non è giusto poiché il nostro corpo ha già molta energia in corpo, immagazzinata sotto forma di grasso nelle nostre riserve di grasso corporeo. Anche per un atleta in condizioni da gara, mettiamo anche sotto il 10% di massa grassa ad un peso di 75 kg, ci saranno ben 7,5 kg di grasso corporeo. Se lo convertiamo in energia metabolizzabile, questo equivale ad oltre 70.000 calorie, decisamente energia sufficiente per costruire il nuovo tessuto muscolare. Solo quando approcciamo livelli veramente essenziali di sopravvivenza di grasso corporeo, solamente a quel punto il corpo non avrà più realmente energia da metabolizzare per la costruzione di nuovo tessuto muscolare. Ma per virtualmente ognuno di noi, questo non sarà mai il caso. Spero che ora sia chiaro il perché, proprio dal punto di vista fisiologico e seguendo le leggi di termodinamica, della fisica, non abbiamo per forza bisogno di un surplus calorico esterno per costruire massa muscolare. A livello di dieta, finché abbiamo a sufficienza acqua, proteine e grasso corporeo, potremo comunque costruire massa muscolare, che ci sia un surplus calorico derivante dalla nostra dieta oppure no. Ciò che invece necessitiamo senza scuse per un atleta naturale è un sufficiente stimolo per la costruzione muscolare derivante dal nostro allenamento. Se questo viene ottimizzato e individualizzato per una persona, riusciremo a costruire massa muscolare praticamente indipendentemente da ciò che stiamo facendo a livello di dieta. Voglio fare in futuro dei video specifici sulle migliori routine di allenamento e sul mio allenamento attuale, quindi se può interessare
interessare, fammi sapere nei commenti e lo farò molto presto. Ora che abbiamo visto che è possibile costruire massa muscolare sia in deficit che in mantenimento che in surplus, ogni percorso ha dei pro e dei contro che andiamo ad analizzare proprio ora. Partiamo col primo, il deficit calorico o periodo di definizione. Avendo visto la teoria della crescita muscolare, è abbastanza chiaro che anche in deficit calorico possiamo costruire massa muscolare. Ora, il fatto che si possa non vuol dire che questo processo sia ottimizzato o favorito in questo caso. Sicuramente se il deficit è molto elevato e quindi stiamo mangiando molto al di sotto del nostro fabbisogno giornaliero, è chiaro che il corpo non sarà in una situazione favorevole a costruire molta massa muscolare. Più è alto il deficit, meno mangiamo e più il nostro corpo vorrà di base conservare energia. E dato che la massa muscolare è comunque un tessuto metabolicamente attivo, ovvero più massa muscolare abbiamo e più calorie bruciamo, probabilmente anche per questo il nostro corpo non sarà prono ad aumentarla se stiamo in un grosso deficit calorico. Per non parlare poi dei nostri livelli di energia, che generalmente vengono impattati negativamente da un deficit elevato. Dato che sappiamo che per costruire massa muscolare abbiamo bisogno di un allenamento stimolante e con sovraccarico progressivo, se abbiamo meno energie e riusciamo a spingere di meno, indirettamente il segnale di crescita di nuovo tessuto muscolare anche quello sarà minore. Quindi arriviamo alle due conclusioni. Più è alto il deficit calorico e più sarà difficile costruire massa muscolare, e più è alto il grasso corporeo e più sarà facile costruire massa muscolare anche in deficit calorico. Guardando agli estremi, una persona già molto definita, ad esempio sotto il 10% di massa grassa e con un deficit molto alto, non costruirà molta massa muscolare. Dall'altra parte, una persona con una body fat molto elevata, ad esempio sopra il 25%, quindi in quel range, diciamo, di sovrappeso, e con un deficit calorico moderato, probabilmente riuscirà a costruire massa muscolare se lo stimolo dall'allenamento è sufficiente. In pratica, quindi, per gran parte di noi, se riusciamo a continuare le progressioni negli allenamenti e a fornire sufficiente stimolo meccanico ai muscoli, anche in deficit calorico potremo mantenere o anche costruire nuovo tessuto muscolare, ma probabilmente non in maniera massimizzata. Vediamo il secondo percorso, il mantenimento calorico. A mantenimento il nostro corpo sarà in un netto bilancio energetico. Probabilmente in mantenimento per gran parte di noi costruire massa muscolare sarà possibile ad un tasso più veloce che in deficit calorico, poiché il nostro corpo non sarà in debito di energia ma in un netto bilancio energetico. Probabilmente sarà possibile per un principiante a mantenimento anche massimizzare o quasi la crescita muscolare, poiché stando in un netto bilancio energetico e supponendo un buon allenamento con un buono stimolo e sfruttando il periodo dei cosiddetti newbie gains o crescita muscolare dei principianti, un surplus calorico potrebbe non essere del tutto necessario, ma potrebbe diventare più difficile farlo per atleti di livello più avanzato, dato che quando i carichi diventano alti abbiamo probabilmente bisogno di un surplus di energie per continuare a progredire. In pratica, quindi, per una persona che non vuole prendere peso ed è felice al suo peso forma, ma vuole solo migliorare la sua composizione corporea, probabilmente un periodo di dai 4 agli 8 mesi di allenamento intensi e di una dieta intorno al mantenimento calorico potrebbe sfociare in una ricomposizione corporea, con un netto aumento di tessuto muscolare ed una possibile riduzione di massa grassa. Vediamo l'ultimo percorso, il surplus calorico. Di base, in surplus calorico stiamo dando più energia al nostro corpo di quanto esso ne ha bisogno, e quell'energia può essere utilizzata, tra le altre cose, anche a favorire nuova sintesi proteica dopo l'allenamento, che come abbiamo visto è un processo che richiede energia. In pratica, in surplus calorico riusciamo a costruire l'habitat più favorevole al nostro corpo per costruire il nuovo tessuto muscolare. Non a caso, molti bodybuilder, natural e non, fanno dei periodi che chiamano di investimento in cui accettano di non puntare a mantenere ad un fisico estremamente definito, ma ad un fisico più grosso, un po' più grasso e soprattutto molto più forte. Anche perché è abbastanza riconosciuto sia negli studi che dall'esperienza personale come con un surplus calorico le progressioni in palestra sono più rapide, le nostre capacità di recupero sono maggiori, il nostro corpo può essere sottoposto e riuscire a recuperare da maggiore stress e stimolo negli allenamenti e abbiamo energia extra da poter usare sia per spingere di più che per recuperare meglio, che per costruire nuovi tessuti metabolici. Inoltre, dato che costruire massa muscolare è un processo incredibilmente lento e arduo, perché non favorirlo il più possibile creando un ambiente favorevole, probabilmente più anabolico e conducivo alla crescita muscolare, proprio come quando stiamo in surplus calorico? Ecco che diventa abbastanza chiaro il perché gran parte dei lifter naturali avranno bisogno di un periodo di massa o di surplus calorico se si vuole veramente investire sul proprio fisico. Il problema è che mangiare sempre di più non è sempre la raccomandazione giusta. Se prendiamo lo studio di Gart e colleghi nel 2013, nel quale i ricercatori hanno diviso 39 atleti abbastanza avanzati in due gruppi, con il primo gruppo che seguiva un protocollo di nutrizione ad libitum, a sazietà,
con introito calorico con una media intorno alle 3000 calorie giornaliere, mentre il secondo gruppo seguiva un intervento nutrizionale di surplus calorico con una media di 3600 calorie al giorno. Dopo 12 settimane, entrambi i gruppi hanno messo su una quantità simile di massa magra, ma col gruppo in surplus calorico forzato che ha messo su oltre 3 volte la massa grassa. E lo potete vedere qui sul grafico sullo schermo, in bianco il gruppo di surplus forzato, in nero il gruppo ad libitum con un lieve surplus. Gran parte della differenza tra i due gruppi è nella terza colonna, il FM o Fat Mass, che mostra una grossa differenza tra l'accumulo di grasso tra i due gruppi. Questo studio quindi ci suggerisce che non possiamo veramente mangiare molto di più per mettere molta più massa muscolare. Non è che un surplus calorico sempre maggiore risulta in una sempre maggiore crescita muscolare. Dopo una certa soglia, le calorie in più non vanno ad aumentare il tessuto muscolare, bensì vengono immagazzinate come grasso. Ahimè, c'è un tasso naturale di crescita e dopo di questo il surplus di energie sarà immagazzinato sotto forma di grasso. Da questo possiamo vedere che esistono dei pro e dei contro di un surplus moderato versus un surplus eccessivo, che metto in questo momento sullo schermo. So che è stato un video piuttosto lungo, ma voglio lasciarvi con un takeaway pratico più importante sotto forma di grafico che metto in questo momento sullo schermo. Penso che se dovessimo analizzare i costi-benefici, supponendo che con ogni protocollo stiamo seguendo un allenamento ottimizzato con sufficiente stimolo meccanico e sovraccarico ai muscoli, se mettiamo l'accumulo di grasse sull'asse X e l'aumento di massa muscolare sull'asse Y, potremmo vedere i protocolli riposti nel seguente modo. Al massimo vertice di destra, il dirty bulk o surplus calorico esagerato, che è probabilmente il protocollo che può massimizzare la crescita muscolare, ma su cui accumuleremo anche più grasso più rapidamente. E appena sotto avremo il lean bulk, appena sotto avremo il mantenimento, appena sotto avremo il deficit leggero e poi sotto ancora il deficit calorico estremo. Ovviamente la relazione non è detta che sia questa specificamente, probabilmente varia da persona a persona, ognuno di noi deve provare in pratica e ognuno di noi deve scegliere il proprio obiettivo e soprattutto magari in pratica provare tutti i protocolli almeno una volta nella nostra carriera in palestra per vedere a cosa rispondi meglio. Se vuoi seguire uno dei miei protocolli scientifici, basta che vai su www.muscoliavita.com e troverai la mia guida scientifica natural e i percorsi per la definizione, per la ricomposizione e per la massa, con annesse tutte le testimonianze di chi ha già acquistato.